Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. Oggi parleremo di qualcosa che non può mancare tra le nostre attrezzature per l'homebrewing e che definirei indispensabile: la camera di fermentazione. Nei video su come fare la birra in casa abbiamo visto come il processo si divide in due fasi ben distinte. La preparazione del mosto, che è il processo più impegnativo per noi birrai e dove concentriamo la maggior parte degli sforzi in termini di materie prime e attrezzature, e la fermentazione, che invece avviene in tempi più lunghi, ma il protagonista vero e proprio di questo processo non siamo noi, ma è il lievito. È sempre valido infatti il detto che il birraio prepara il mosto, ma è il lievito che fa la birra. Anche se può sembrare solo il passaggio terminale nella produzione della birra, abbiamo visto nel video su lievito e fermentazione come la scelta del lievito e il modo in cui lo facciamo lavorare può cambiare significativamente il profilo della birra finita e può anche essere la causa, partendo dallo stesso mosto, di una birra venuta bene o di una birra venuta male. La camera di fermentazione, quindi, è l'ambiente ideale dove far partire la fermentazione e seguirla per tutto il tempo fino all'imbottigliamento. Sappiamo infatti che i lieviti possono lavorare diversamente a diverse temperature. Molti lieviti producono più esteri e sostanze aromatiche durante la prima fase di fermentazione, quella tumultuosa, dove le cellule si moltiplicano per prepararsi alla fermentazione. E in questa fase uno scarso controllo della temperatura può portare alla birra finita un eccesso di aromi indesiderati, che possono essere anche sgradevoli. Viceversa, se teniamo il fermentatore in una stanza fredda, una temperatura troppo fredda per il lievito non solo rallenta la sua attività fermentativa, ma può anche bloccarla, perché le cellule di lievito vanno in quiescenza, smettono di lavorare e si depositano sul fondo. Nelle fasi successive alla tumultuosa, invece, al contrario, è molto utile somministrare calore, per far lavorare meglio il lievito quando la birra diventa sempre più povera di zuccheri. Quindi ci permette di avere una buona attenuazione della birra e di non lasciare troppi zuccheri non fermentati. Permette anche al lievito di riassorbire certe sostanze prodotte, come il diacetile ad esempio. Nella camera possiamo fare anche il cold crush, cioè una discesa di temperatura che aiuta a pulire la birra una volta completata la fermentazione e raggiunta la densità finale. In questo modo la birra diventa più limpida e le cellule di lievito, grazie al freddo, si depositano prima e maggior quantità sul fondo, preparando la birra ad essere trasferita in bottiglia o altri contenitori. Per il mondo delle lager, infine, senza una camera di fermentazione non possiamo fare la lagerizzazione, che consiste nel tenere per un periodo prolungato la birra a temperature molto basse, si parla di un periodo che può andare dai 10 giorni alle 4-6 settimane e temperature sotto i 4 gradi. Senza questo passaggio e senza un controllo della temperatura non avrebbe molto senso fare una lager in casa. Una camera di fermentazione consiste in un ambiente chiuso che scambi meno calore possibile con l'ambiente esterno e nel quale possiamo non solo monitorare la temperatura della birra, ma anche variarla apportando o sottraendo calore. La scelta più pratica e funzionale in ambito casalingo ricade spesso in un vecchio frigorifero verticale. Non è necessario che sia di grosse dimensioni, ma possibilmente non un modello da incasso che in genere ha una profondità esigua, da verificare con il proprio fermentatore. Ci sono anche i congelatori a pozzetto, ma sono poco pratici da usare, sia perché erogano troppo freddo e il controllo della temperatura non è ottimale, ma soprattutto perché è scomodo e difficile accedere al fermentatore. L'ideale è un frigorifero dove il fermentatore rimanga nella stessa posizione e dove possiamo accedervi per fare prelievi, travasi o imbottigliare senza doverlo spostare. Altra valida opzione è quella di fabbricarsi da sé una camera di fermentazione assemblando materiali come pannelli di polistirene o altri materiali isolanti. Alla camera scelta dobbiamo accoppiare un termostato. Un modello molto noto, economico ma preciso e funzionale è l'Inkbird ITC308, di cui esiste anche un modello Wi-Fi che possiamo controllare da remoto. Il termostato è provvisto della sua sonda per la temperatura, che possiamo mettere a contatto con la parete del fermentatore, ma ancora meglio se riusciamo a metterlo più a contatto con la birra. E lo possiamo fare con un semplice pozzetto in acciaio inox a fondo cieco, che permette di immergere la sonda con il pozzetto e di leggere meglio la temperatura interna della birra. Questi pozzetti si trovano di diverse dimensioni e lunghezze. Accertatevi che vadano bene per il diametro della vostra sonda e forate il coperchio a misura. Controllate bene che una volta avvitato non entri aria dalle guarnizioni. Il termostato ha due uscite di corrente.
quella per il caldo e quella per il freddo. In quella per il freddo colleghiamo il frigorifero e in quella per il caldo l'elemento riscaldante. Il frigorifero consiglio di impostarlo su un'intensità bassa, perché cambiamenti troppo bruschi aumentano le variazioni di temperatura causate da troppa inerzia termica. Come elemento riscaldante ci sono tante scelte. Le fasce riscaldanti che vanno a contatto con il fermentatore. Queste vi consiglio di una potenza più bassa possibile, perché ne ho trovate alcune troppo forti e penso siano dannose per la birra. Consiglio di rimanere tra i 20 e i 30 watt. Ci sono anche le piastre riscaldanti che vanno messe sotto, la mia aveva 30 watt e ha lavorato bene. Di recente ho scelto di cambiarla con l'opzione secondo me migliore, il cavo riscaldante. Ci sono cavi di diversa intensità e lunghezza. Io ho scelto un cavo che non scaldasse troppo e che si distribuisse su una superficie più ampia. Il mio cavo infatti eroga 60 watt distribuiti in 12 metri di lunghezza, ma anche qualche metro in meno non sarebbe stato male. Nel termostato potete impostare la temperatura target che volete mantenere, tenendo premuto il tasto Set per modificare e confermare. Premendo ancora Set potete cambiare gli altri parametri, tra cui il valore differenziale in riscaldamento e raffreddamento, che indica il range entro il quale il termostato attiverà l'elemento riscaldante e quello refrigerante, partendo dalla variazione più stretta di 0,3 gradi. Quindi se io imposto ad esempio 20 gradi, appena la birra supera i 20,3 gradi si accenderà l'elemento refrigerante e quando scenderà sotto i 19,7 quello riscaldante. Impostare un range così stretto può sembrare la scelta migliore per avere un controllo più preciso della temperatura, però l'inconveniente è che avremo un continuo accendi e spegni del frigorifero e dell'elemento riscaldante, poiché esiste l'inerzia termica, che dovremo conoscere e capirne bene il suo comportamento con il nostro impianto. Infatti, se noi riscaldiamo la birra da 19 a 20 gradi, a 20 gradi si spegnerà l'elemento riscaldante, ma l'aria calda rimasta dentro continuerà a far salire la temperatura e dobbiamo prevedere di quanto. Perché se si alza di mezzo grado siamo ancora in una situazione accettabile, ma se si alzasse di 1-2 gradi allora avremmo escursioni termiche eccessive. Lo stesso accadrà con il raffreddamento. Raffreddando da 21 a 20 gradi ad esempio, a 20 si spegnerà il frigorifero, ma l'aria fredda continuerà a far scendere la temperatura e una discesa eccessiva e brusca può anche rallentare il lievito e mandarlo addirittura in quiescenza. Per questo motivo ti consiglio di mettere il frigo al minimo e di scegliere un elemento riscaldante con una potenza bassa. Se la camera di fermentazione sta in una stanza più fredda della temperatura a cui deve stare la birra, impostate un valore di 0,3 gradi per l'elemento riscaldante, così si attiverà subito, e di 0,6 gradi per quello refrigerante. Se invece è l'opposto, in estate ad esempio, qui l'elemento riscaldante probabilmente non entrerà mai in funzione, perché la camera tenderà a riscaldarsi e si accenderà solo il frigorifero per abbassare la temperatura. Nelle fasi di lagerizzazione invece, se dovete scendere tanto, staccate del tutto l'alimentazione del riscaldante e alzate la potenza del frigorifero per arrivare alla temperatura che volete. Continuando, potete impostare un allarme alla temperatura più alta o più bassa e ve lo consiglio anche, perché se per sbaglio invertite le alimentazioni, create un circolo vizioso, dove l'elemento riscaldante, leggendo una temperatura alta, verrà acceso, pensando che si tratti di quello refrigerante, e continuerà a salire senza limiti. Ho letto di esperienze di un brewers che hanno trovato il fermentatore sui 40-50 gradi, e in questo caso sarebbe un disastro, e la birra da buttare. Anche per questo motivo, guardate bene e distinguete le due alimentazioni, fate in modo di non sbagliare mai il loro collegamento. Potete impostare anche il delay, cioè il ritardo di accensione degli elementi riscaldanti e refrigeranti, che di default è impostato a 3 minuti. È possibile anche calibrare la sonda, se avete dubbi sulla sua precisione. Per monitorare l'inerzia termica, ho fatto un test con un video in timelapse di 5 ore. E ho constatato che, con termostato impostato a 11 gradi, con temperatura esterna di 15, la birra è salita fino a 11,8. Nel frattempo, a 11,6 il frigo è entrato in funzione, ma la birra è salita di altri 0,2 gradi. In pochi minuti il frigo ha riportato la birra a 11 gradi e si è spento. Ma l'aria fredda ha abbassato ulteriormente la birra fino a 10,7 gradi, quindi si è acceso il cavo riscaldante e l'ha riportata a 11. Quindi in queste 5 ore abbiamo avuto un'escursione di 1,1 gradi, dal punto più basso a quello più alto. Penso sia tollerabile, importante evitare escursioni di 2-3 gradi, che già possono far lavorare il lievito con poco controllo. Quindi vi invito a testare il vostro impianto e trovare la quadra tra frigorifero ed elemento riscaldante, in modo da avere escursioni intorno al grado centigrado.
Per quanto riguarda le camere di fermentazione autocostruite, è più difficile gestire il raffreddamento. Potete inserire manualmente nella camera delle bottiglie di acqua ghiacciata da cambiare periodicamente, ma dovrete capire da soli quante bottiglie e quante volte necessitano di essere cambiate. Potete anche costruire una seconda camera dove mettere le bottiglie e tramite una ventola che collegherete all'alimentazione del freddo del termostato, questa si accenderà spostando l'aria fredda generata alle bottiglie nella camera principale con il fermentatore. Se lavorate in una stanza fredda nel periodo invernale, anche una ventola che prende l'aria dall'esterno può essere utile. Con una camera del genere sarà quasi impossibile però fare una lunga lagerizzazione, ma un cold crash di qualche giorno è già più fattibile. Per quanto riguarda lo schema ideale per una fermentazione, non c'è una regola fissa. Questo varia in base al tipo di lievito, alla densità iniziale del mosto, al profilo della birra che vogliamo raggiungere e tutto questo richiede pratica ed esperienza. Io in genere per lieviti ale cerco sempre di inoculare a temperatura più bassa del range indicato, in modo da favorire il naturale e leggero rialzo termico che il lievito ha durante la tumultuosa e assestarmi ad una temperatura comunque bassa per i primi giorni di tumultuosa. Considerate che il rialzo termico può andare da 1 grado nelle birre a basso G, ma fino a 3-4 gradi in quelle ad alto G. Finita la tumultuosa, in genere proseguo con un rialzo termico progressivo di mezzo grado o 1 grado al giorno, fino a raggiungere il range più alto, senza esagerare, ma anche questo cambia molto in base ai lieviti. Per i comuni lieviti ale britannici o belgi, comunque, si può completare la seconda parte della fermentazione anche spingendosi tra i 22 e i 24 gradi. Dopo la tumultuosa ricordiamoci che il lievito non produce più esteri o altri aromi indesiderati, quindi una temperatura più alta fa solo bene e aiuta a attenuare meglio la birra e a farla maturare prima. Discorso a parte invece per quanto riguarda i lieviti saison, che lavorano molto bene a temperature più alte, proibitive per altri lieviti. Con il B134 della Fermentis, ad esempio, io inizio la fermentazione a 24 gradi e faccio da subito un rialzo di 1 grado al giorno fino ad arrivare a 28 o anche 30 gradi. Se possono sembrarvi tanti, figuratevi che il birrificio DuPont per le sue saison fermenta stabilmente sopra i 30 gradi, ma queste realtà, si sa, non si replicano facilmente in casa. A parte i lieviti saison, esistono anche i lieviti quake, sono ceppi neutri selezionati per lavorare a temperature molto alte. Si parla di range di 30-40 gradi, ci permettono anche di fermentare birre dal profilo neutro in condizioni proibitive per altri lieviti, quindi anche senza camera di fermentazione e nella stagione estiva. Ma di questi lieviti non posso dirvi altro perché non ho ancora nessuna esperienza diretta. Passati i primi 10-15 giorni di fermentazione, a FG raggiunta, io in genere faccio un cold crash per favorire la flocculazione del lievito e la pulizia della birra. L'efficacia di questo passaggio varia in base al potere flocculante del lievito. Il famoso S04, ad esempio, si deposita benissimo da solo, in un paio di giorni a 12 gradi, mentre per altri ceppi potrebbero essere necessari più giorni, e possiamo spingerci anche a 8 gradi. Secondo alcuni, per raggiungere un buon effetto con lieviti meno flocculanti, dovremmo fare un cold crash almeno di 10-12 giorni. Nelle birre a bassa fermentazione, le lager quindi, inizio la fermentazione primaria tra i 9 e gli 11 gradi e mantengo questa temperatura per i primi 5 giorni. Poi inizio un rialzo di mezzo grado al giorno fino a 15-16 gradi e rimango altri 15 giorni alla temperatura più alta per favorire il diacetyl rest, cioè la fase in cui il lievito metabolizza il diacetile in altre sostanze che non vengono percepite. Il diacetile è per molte lager considerato un difetto, dà un aroma di burro ed è molto noto nelle lager industriali che vengono fatte fermentare di fretta a temperature più alte. Con questo passaggio invece viene eliminato questo sentore che è considerato spesso un difetto. Ci sono ceppi di lievito che non lo producono e ci sono invece birre dove è considerato un elemento caratteristico, ben accetto se presente in modo moderato. Se volete fare una lager bella pulita non dovreste saltare questo passaggio. Quindi siamo a circa 18 giorni, qui inizia la lagerizzazione, possiamo fare una discesa brusca o più lieve di temperatura. Per lagerizzare bene in casa dobbiamo spingerci più in basso possibile, anche prossimi agli 0 gradi. La birra non ghiaccia a 0 gradi per via dell'alcol. Nel mio frigo io riesco ad arrivare a 3 gradi. La lagerizzazione può avere una durata che va da un minimo di 10 giorni, meno non avrebbe senso farla secondo me, fino a 4-6 settimane. Una volta finita, riportiamo gradualmente il lievito alla temperatura ambiente. In sintesi, i concetti chiave per una fermentazione pulita e controllata si possono riassumere in questi punti.
Facciamo dei test sulla nostra camera di fermentazione anche con un fermentatore pieno di acqua, in modo da conoscere meglio l'inerzia termica e come si comporta quando noi apportiamo variazioni di calore. Iniziamo la fermentazione inoculando il lievito un grado al di sotto del range minimo indicato dalla casa per quel lievito specifico. Teniamo sotto stretto controllo le variazioni di temperatura in tumultuosa, in modo da evitare escursioni superiori a un grado centigrado se possibile. Evitiamo inoltre di somministrare troppo freddo durante la tumultuosa, perché il lievito sta per attivarsi e nella peggiore delle ipotesi potrebbe anche arrestarsi. Per le ale, finita la tumultuosa, cominciamo un progressivo rialzo termico, fino ad arrivare al punto massimo indicato dal range per quel lievito specifico. E manteniamo questa temperatura per qualche giorno fino a raggiungere la densità finale, o anche qualche giorno in più. Per i lieviti lager vale lo stesso, soltanto che i tempi sono più dilazionati. Raggiunta la densità finale, facciamo un cold crush per le ale o una lagerizzazione per le lager, rapportate anche alla capacità del lievito di flocculare. Abbiamo visto quante fasi ci sono durante la fermentazione e in che modo le variazioni di temperatura possono influire in positivo o in negativo in ogni singola fase. Per cui abbiamo capito l'importanza della gestione della temperatura in ogni fase della fermentazione e la necessità quindi di una buona camera di fermentazione. Se vi è rimasto qualche concetto poco chiaro, avete qualche dubbio, scrivete sempre sotto nei commenti. Voi invece, quali accorgimenti o suggerimenti avete per la gestione della temperatura e della vostra camera di fermentazione? Fatemi sapere le vostre impressioni. Ci tengo a ringraziarvi sempre per il vostro supporto. Se potete, lasciate un like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per rimanere aggiornati con i prossimi contenuti del canale. E ci vediamo al prossimo video.